Parla molto di spreco ambientale, energetico, culturale anche, e secondo me l'unico metodo per risolvere tutti questi problemi, per incominciare a risolverli, è soprattutto lavorare sullo spreco del talento. E chi meglio dei giovani rappresenta il talento del nostro paese e la speranza di un futuro migliore? E siccome sono giovani solitamente sfiduciati, perché magari hanno grandi idee ma non hanno per esempio accesso al credito, non hanno persone che credono in loro, magari le formule che vengono offerte sono sempre quelle un po' illusorie del successo con la grande idea, improvvisamente il finanziatore che crede in te, che in realtà poi non si traduce in atti tutti i giorni. Ecco che allora noi dobbiamo incominciare a mettere qualcosa di diverso, di positivo, una voglia proprio di cambiamento. E chi può avere una voglia di cambiamento, una voglia anche di rivoluzionare certe regole se non i giovani? Quindi riuscendo a organizzare un piccolo workshop come quest'anno, che magari una cosa diventerà qualcosa in più, in cui si danno certo gli elementi attuali della situazione, ma anche degli strumenti per cambiarlo, che sono strumenti non soltanto pratici, ma anche strumenti etici, strumenti di comportamento. Allora questo era l'obiettivo per cui ho voluto passare dal ruolo di moderatore, che è sempre molto più facile, a quello di organizzatore di un evento in cui si sono trovate tra l'altro le persone con una fortissima personalità anche contrastante, e che quindi sono rappresentazione del nostro paese, delle difficoltà di questo paese, ma anche di persone di grande talento e che quindi possono essere un esempio per molti altri, sia sul piano dell'istruzione, che è sempre il primo fondamento, sia sul piano di una persona che lavora molto sull'innovazione. Quindi basandomi su questi due concetti, interpretati da questi due protagonisti, abbiamo cominciato un percorso che mi auguro di ritrovare l'anno prossimo con non soltanto più protagonisti di questo appuntamento, ma anche con molte più persone che possono venire a dirci: beh, l'anno scorso ci avete dato degli elementi utili come ragazzi, ma anche come genitori per i nostri figli, e di guardare, abbiamo seguito questi consigli e effettivamente qualcosa è cominciato a cambiare. Speriamo che sia effettivamente così.